In Italia c'è un luogo dove innovazione, ricerca e tecnologie avanzate si incontrano. In questo luogo, a pochi chilometri da Milano, l'estrusione ha trovato la sua casa e una famiglia che continua a portare il nome di Luigi Bandera, fondatore nel 1947 di quella che oggi è la società leader mondiale nella progettazione e nella produzione di linee per l'estrusione di materie plastiche. L'estrusione ha trovato qui la sua casa perché Bandera è un'azienda dinamica, un'azienda innovativa, seria e storicamente molto molto competente e non poteva trovare miglior luogo. Essere ambasciatori del Made in Italy nel nostro lavoro non è solo un orgoglio dell'azienda da più di 70 anni, ma è anche una questione di affidare il proprio brand a una tecnologia riconosciuta in tutto il mondo come distretto industriale in Nord Italia, essere assolutamente all'avanguardia. Una linea bandiera viene concepita scambiando delle opinioni con il cliente per capire quali sono effettivamente le sue esigenze. Imparare dai clienti per noi è fondamentale, ascoltarli attentamente, cercare di capire le loro esigenze per noi vuol dire essere un passo avanti agli altri per poi poterle soddisfare un domani. Non è uno standard sempre la costruzione delle macchine bandiera, anzi è un progetto concordato col cliente a tavolino per cercare di dare il meglio sia nella produzione che poi nel servizio. Il confronto con i colleghi è all'ordine del giorno. Tutto quello che è l'evoluzione della progettazione nasce dal confronto con i diversi reparti. Nulla è prestabilito, tutto è un divenire. Le risorse umane sono il fondamento dell'attività di business di Bandera. La qualità degli ingegneri, la qualità delle persone che incontrano i clienti, la qualità di chi costruisce le macchine, la loro esperienza, dà veramente un segnale forte che attraverso le persone che lavorano in Bandera noi riusciamo ad ottenere questo successo nel business internazionale. Il signor Luigi Bandera aveva cominciato con una monovite piccolissima, con pochissimi chili ora. E dopo, piano piano, con la gente che da 40 anni che lavora qui, hanno ancora il DNA dentro, di riuscire sempre a migliorare il tutto, e anche Bandera ci danno la possibilità di fare questo con innovazioni tecnologiche. Io sono 25 anni che sono in azienda. Prima cosa è un'azienda familiare, cioè siamo tutti uniti. Ho avuto la gran fortuna poi di conoscere il fondatore di questa azienda, i figli che lavorano tuttora e l'altra nuova generazione che c'è, perciò ritengo che sia come una seconda casa. Una delle soddisfazioni maggiori che si hanno nell'ambito della produzione è quella di vedere, di disegnare, di progettare in uno schermo 19 pollici e poi dopo mesi vedere quello che te avevi pensato, ragionato o anche in collaborazione con i colleghi, vederlo realizzato in scala 1 a 1. Facendo le varie piccole parti che poi vengono assemblate, quando vedi un impianto, quando vedi la produzione che fa questo impianto, sono grosse soddisfazioni. Ogni giorno c'è sempre qualcosa di nuovo e poi quando c'è il risultato finale, che è giusto, perfetto, c'è questa soddisfazione. Noi al collaudo cerchiamo la perfezione nel prodotto. Io conosco benissimo quello che sto fornendo.
Principalmente da una buona macchina bandiera mi aspetto solidità, performance, durata nel tempo. Ci avviciniamo sempre alle esigenze del cliente, la bandiera non si ferma mai su questo. Il fatto di poter esportare i nostri prodotti in tutto il mondo diventa per noi un fiore all'occhiello, un modo per essere orgogliosi del Made in Italy. Il vantaggio di essere italiani molto spesso è proprio la flessibilità di riuscire a dare delle risposte dove magari concorrenti un po' più rigidi non arrivano. Durante una trattativa siamo stati scelti da un cliente tedesco contro dei fornitori potenziali tedeschi. Lì c'è stato diciamo anche un momento di consapevolezza proprio dei nostri mezzi, ci siamo fatti valere. È un orgoglio tutto italiano. The House of Extrusion ci dà una grossa possibilità, quella di riuscire a rendere il cliente molto più confidente della tecnologia acquistata ancora prima di portarsela nella propria fabbrica. È importante che i clienti ci raggiungano qui perché qui possono veramente trovare concretamente quello che stanno cercando. I clienti di oggi e soprattutto i clienti di domani troveranno la possibilità di sviluppare delle tecnologie innovative con le quali consolideranno il loro business per il futuro. Benvenuta a casa Estrusione. Benvenuta a casa Estrusione. Benvenuta a casa Estrusione. Benvenuta a casa Estrusione. Benvenuta a casa Estrusione.